Adesso chiamiamo Nadia Felicetti dal Livorno. Consegna il libro a Nadia Felicetti, professore Muccio. Professore, che abbiamo da dire a questa poetessa? Ma intanto io avrei da dire molte cose, anche perché fra le cose che ascolto, le cose che vedo, sono bombardato, bersagliato da pensieri, da emozioni e sinceramente non so da dove cominciare. Comunque, giusto per tirarmi fuori dall'imbarazzo, avendo così leggiucchiato qualche poesia, mi piace sottolineare un aspetto che a chi non pratica la poesia sembra un aspetto, c'è un effetto rimbombo che è fastidiosissimo e non riesco a raccordare le parole, non a pressare, non so se ti è capitato, ma lì il microfono è un rimbombo fastidioso. Comunque, più lontano, così va bene, forse hai ragione, così sì. Non niente, parlavo di impegno civile, così leggiucchiando, forse l'autrice ha capito a quale mi riferisco. Perché questa poesia mi ha richiamato Pasolini, il quale pochi mesi prima di morire, quando fece quello il reportage in giro per l'Italia, disse quale sarebbe stato il dramma di questo popolo una ventina di anni dopo, no? Poi lui dopo qualche mese sarebbe stato ammazzato. Cioè, questo popolo che praticamente veniva privato di tutto, per dirlo con una sola parola, veniva privato della bellezza, perché noi c'è stato un tempo che eravamo belli, poi questa bellezza ci è stata tolta. Io adesso non sto qua a fare analisi più o meno lunghe, ma insomma questa bellezza non c'è più. Perché dobbiamo essere riconoscenti ai poeti? Perché i poeti sono gli ultimi reduci di questa lunga guerra. Attraverso l'esperienza della parola, le parole sono tutte belle, tutte in assoluto, chi fa esperienza delle parole fa esperienza della bellezza. La bellezza è la cosa in sé dell'esistenza, non capiremo mai fino in fondo il significato, però sappiamo che fare esperienza delle parole non può che alimentare un senso di attaccamento alla vita e dunque all'esistenza. E mi fermo qua. Complimenti. Siccome è corta quella che è stata suggerita, io proporrei, ma è una proposta, anche la lettura della poesia civile, dove ci ho messo il risvolto. Avevo messo il risvolto. Allora, questa poesia è scritta da adolescente, cioè la maggior parte degli altri scrittori, insomma, però la sento ancora tuttora viva dentro di me. Allora, si intitola Così sono io. Fa parte di me l'espressione di un sentimento, fa parte di me l'allegria di un sorriso. Mi rispecchio ogni giorno nella malinconia mascherata dei pensieri e mi ritrovo sempre sola a fare i conti con le mie disperazioni che non riesco a soffocare come vorrei. Applausi.
asetticamente positiva, in cui il può o c'è il verbo potere, verbo o sostantivo, mette in atto strategie funzionali per ottenere il migliore risultato. Si può comprendere e anche accettare, siamo onesti, ma quando insulsi individui si insediano nella tua vita, impadronendosi del tuo tempo, dei tuoi desideri, del tuo domani, allora non si parla più di furbizia, è chiaramente criminalità. Siamo onesti e usiamo giusti termini, riappropriamoci della nostra e del nostro